Eccoci qua a Ordona per delle cavallerizze del tutto straordinarie in questa cavalcata della storia che si tiene ad Ordona. Era Gentile, il vice sindaco di Foggia, il sindaco di Ordona, ci sfugge invece l'assessore di Ortenova, insomma ci siete tutti. Elena Gentile, ma perché lei capeggia questa manifestazione questa mattina? Perché sono innamorata di questo territorio, ritengo che il patrimonio archeologico di Ordona possa diventare per davvero una grande leva per lo sviluppo non solo di questa splendida comunità, non solo dei Cinque Reali Siti, ma dell'intera provincia di Foggia, in modo particolare del Basso Tavoliere, dentro una visione moderna e innovativa che l'Europa sta promuovendo. Parlo delle nuove economie, dei nuovi lavori che mettono al centro la cultura, la storia, il patrimonio come una eccellente interpretazione per il futuro e per la crescita soprattutto del Mezzogiorno d'Italia. Ma in concreto l'Europa che può fare per Ordona, per Erdonia, che tra l'altro nella guida turistica della Puglia, anche se non è colpa della regione Puglia, è del tutto sparita, in concreto però che cosa può fare per rendere agibili, visitabili questi siti che ancora sono tabù in qualche modo? Noi proporremo alla filiera istituzionale del territorio, ovviamente capeggiata dal sindaco di Ordona, Serafina Stella, alcuni progetti comunitari a gestione diretta della commissione, finalizzati a promuovere e far conoscere questo straordinario patrimonio dentro un interesse differente che noi solleciteremo al Ministero, al Governo italiano, al Ministro Franceschini, che è stato già sensibilizzato perché questo territorio diventi un punto importante nell'agenda del Governo italiano e del Parlamento.